Ok, siamo stati. Presidente Macchia, un po' il calcio d'inizio di questa nuova stagione? Come no, sì, oggi apriamo ufficialmente il cantiere per la stagione 2024-25. Quali sono le novità e quali le conferme? Le novità sono che abbiamo un nuovo direttore sportivo che presenteremo fra qualche minuto, non appena inizierà la conferenza stampa, e poi una progettualità ricca di tante scelte nuove che abbiamo fatto. Le conferme? Le conferme non staranno a me e non sta a me deciderle, è la struttura tecnica del direttore sportivo, presenteremo il nostro mister, ed è qui lo posso dire perché confermiamo il nostro Pietro che ci ha dato e ci ha accompagnato nell'ultimo mese attraverso un lavoro straordinario, per cui merita la stima, e questa è una stima che nasce di concerto col direttore sportivo, il quale a sua volta ha voluto la conferma di Pietro. Si riparte facendo tesoro dell'esperienza delle stagioni passate? Assolutamente sì, delle nostre prime due stagioni, assolutamente. Abbiamo, come dire, accumulato quanto basta per poter fare bene, valorizzando le cose buone che abbiamo fatto, provando ad eliminare degli errori che anche abbiamo fatto. Presidente, questo diciamo un voltare pagina rispetto all'anno scorso, ci si rituffa nella nuova stagione. Con che approccio, con che spirito la società affronterà la stagione 24-25? E speriamo lo spirito giusto. Io devo colgo l'occasione per ringraziare Nicola, mio figlio, che ha lavorato pancia a terra in queste settimane, partendo, come sapete, nulla è scontato. La iscrizione, che può sembrare scontata, non lo è. Mai come quest'anno hanno anticipato i termini di iscrizione dal 22 di giugno al 4 di giugno. Se consideriamo che abbiamo dovuto, nostro malgrado, fare anche i play-out, per cui la struttura, e lo ringrazio ancora, ha avuto poco tempo per organizzare l'iscrizione. Cosa non semplice, non scontata, o meglio ancora, non lo era scontata fino all'anno in cui abbiamo preso noi Potenza Calcio. Ora possiamo dire che l'iscrizione l'abbiamo messa da parte e stiamo pianificando il tutto affinché possa essere questa una stagione importante. Forse un po' troppo presto per i programmi, però ovviamente la società ha in mente qualcosa per la prossima stagione, sicuramente quello di soffrire di meno rispetto a quella passata. Chi più di me può dirlo questo, perché è stata una sofferenza importante, ma mia, di tutti noi, dei tifosi, di tutta quella che è la compagine larga del progetto Potenza Calcio, e poi nel corso della conferenza stampa chi di competenza potrà meglio spiegare i programmi di quest'anno. Un auspicio, un augurio che si fa al presidente Macchia per la prossima stagione? Quella di soffrire di meno, di poter immaginare che sia una stagione equilibrata, giusta, e che possa essere una stagione importante per noi. Grazie.